Have a nice week. Lucetti. Ok, oggi parliamo di qualcosa con cui dobbiamo fare i conti tutti quanti. Io perlomeno tutti i giorni, secondo me anche tu. Un po' tutti, comunque ci sto girando intorno. Il problema che andiamo ad affrontare oggi è il giudizio degli altri e soprattutto come fare in modo di non dare più peso a quello che gli altri dicono di noi. Facciamo prima un'importante distinzione. Naturalmente tra le tante cose che le altre persone dicono di noi c'è la classica categoria dei feedback costruttivi, che per quanto fastidiosi possano essere, ci aiutano naturalmente a riflettere e su quello che dobbiamo migliorare e su dove dobbiamo crescere. Poi ci sono i classici giudizi negativi che in realtà sembrano veramente non avere nessun fondamento e sembrano essere soltanto fatti allo scopo di farci del male. Ma se ci fosse un modo per trasformare anche quella categoria di giudizi negativi in qualcosa che ci può servire per la nostra crescita? Attenzione, perché stiamo per rivelare qualcosa di molto, molto, molto grande. Rullo di tamburi. La paura di essere giudicati dagli altri è figlia di una paura molto più grande, che è la paura di non essere perfetti. Pensa per un momento quello in cui tu stesso ti giudichi. Di sicuro non sarà quello in cui eccelli maggiormente. Ad esempio, se sei molto bravo in cucina, non ti turberà un giudizio negativo di qualcuno che non può scalfire quella che è la tua sicurezza nelle tue capacità culinarie. Ok, questo non è proprio un esempio che si adatta alla mia situazione, visto che sono un disastro ai fornelli, ma magari si adatta alla tua. Se ci pensi per un momento, si tratta di una fantastica scorciatoia per capire molto di te e soprattutto un sacco di cose che altrimenti non noteresti nemmeno. Pensa a quali sono i commenti che ti infastidiscono di più da parte degli altri, in quale area della tua vita. Forse nel modo in cui appari esteriormente, oppure nelle tue capacità intellettive, o quando qualcuno commenta la tua abilità al lavoro, oppure il fatto di essere un buon genitore. Siamo molto più inclini a pensare che quello che dicono gli altri sia vero nel momento in cui il commento viene fatto su un'area della nostra vita in cui noi stessi ci sentiamo molto vulnerabili. E l'unico modo per uscire da questo circolo vizioso è darti finalmente il permesso. Quale permesso, mi chiedi? Il permesso di vivere in una costante versione beta. In altre parole, in uno stadio di continuo work in progress. Ed essere entusiasti di questo stadio, perché è l'unico stadio dal quale possiamo evolverci, migliorare, crescere, progredire. Lo stato beta non è uno stato di incompletezza, è uno stato di evoluzione. Ora, naturalmente è molto più facile evolvere quando siamo circondati da persone che ci sostengono. E su questo ci sarà un altro Ceci Weekly, dedicato proprio a come gestire le persone che ci trascinano verso il basso. Ma è arrivato il momento più bello di questo Ceci Weekly, il momento in cui sei tu a prendere la parola. In quale area della tua vita ti impegni oggi stesso ad essere con gioia e felicità in un continuo stato beta? In quale area della tua vita accetti di lasciare andare la paura del giudizio degli altri e aprirti alle possibilità di quello che può davvero succedere? Scrivilo nei commenti qui sotto, perché non c'è modo migliore, come sempre, di crescere che farlo insieme. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.